Oggi overdose di piadine, se non fosse chiaro. Signori, benvenuti alla Venna. Questo non è un video sulle migliori piadine romagnole. Mettiamo subito in chiaro le cose. Anche perché, diciamoci la verità, ce ne saranno già 2000 su YouTube? Serve anche il nostro? Vorremmo portarvi a scoprire le differenti interpretazioni della piadina romagnola. Perché non esiste un solo tipo, ne esistono un milione. Un milione magari non esagererei. Da quella più spessa, del ravennate cesenatico, fin giù scendendo verso Rimini, dove saranno più sottili e sfogliate. Adesso se ne aspettano un milione, gliene facciamo vedere tre. E comunque lui è Dante, siamo nella sua città. Si parte da Ravenna, andiamo da Farcia. Con una pallina di impasto, visto che c'è lo strutto, si va a ungere il testo. Questo qui è quello di Monti Titiffi, che è quello originale. Una volta le sdore lo mettevano sul fuoco, okay, per cuocere la piadina. Deve essere la fiamma vivace, la piadina deve stare pochissimo, perché sennò diventerebbe o troppo secca o dall'altra parte troppo morbida. E cosa c'è dentro la piadina? Farina, strutto, sale, un po' di bicarbonato. Poi io ho la ricetta di mia nonna, quindi è metà acqua, metà latte, e poi anche un po' di miele di acacia biologico. Si prospettano prodotti molto interessanti a partire dal vino. Berremo questo Petnat, che è un sangiovese rifermentato, e quindi cin. Qui siamo a Ravenna, ma questa piadina sarà un po' più sottile, stile cesena. Quindi non incominciate a infervorarvi, state sereni. Comunque non sarete d'accordo con nessuna delle piadine che faremo vedere. Insomma, Fran ci mette mani e piedi avanti, perché in questo video secondo me è necessario. Refillino. Che un piacere. Vi spiego il crescione. Impasto piadina, in questo caso quantità di impasto maggiore rispetto alla piadina, di modo tale da riuscire a chiuderla. Patate, melanzane, pomodorini, zucchini, tutti ingredienti locali. Non vedo l'ora. Buonissimo. Non troppo iuntro, non troppo condito, croccante. Adesso facciamo la piada con il soave, che è un formaggio locale, è un ibrido tra uno stracchino e uno squacquerone, è di latte ovino e caprino, simile allo squacquerone ma con una punta, diciamo, erbacea. Questa qua è la tua piadina classica, leggermente rivisitata negli ingredienti. Assolutamente, un filo d'olio, la culatta, che non è altro che la parte interna nobile del prosciutto crudo, e della rucola selvatica di campo. E chiudiamo. Beh, mettiamo 2 secondi sul testo. Mi sa che alla fine la boccia ce la facciamo fuori tutta, sì, senza problemi. Sì. È arrivato anche il momento della piadina. Cosa pensavate, che mangiassimo solo il crescione? Allora, abbiamo preso il classicone della piadina, cioè il crudo squacquerone e rucola, che però in questo caso ha degli ingredienti leggermente rivisitati. Ah, 1000 gradi Fahrenheit. Dai, che ce la posso fare. La posso fare? Dai. E poi un classicone che uno si tira via tutta la metà di prosciutto al primo morso. C'è poco da fare, per me la piadina vincente è sempre quella con questi 3 ingredienti. Adesso andiamo a fare un crescione, mostarella e pomodoro. 2 bei cucchiai pieni del mio preparato di passata di pomodoro e mostarella. Per intenderci, la passata è quella che è in vetrina. Perfetto, quella lì. Si bagna leggermente con un po' d'acqua, lo chiudiamo, pingiamo bene. Andiamo a chiudere da questo lato, facciamo i classici segni, la fiamma al minimo e aspettiamo. Andiamo a girare il crescione e aspettiamo che venga cotto bene. Anche della bronzatura. Andiamo a fare l'ultimo passaggio. Ah, in verticale! In verticale! Come si fa con la T-bone? Franci, ti sembrava il caso di prenderne un'altra? Sì, quella pomodoro e mozzarella. Ocio che questa è temperatura lava. Che buono. Sì, ma non te la finire tutta, eh. Ah, scusa. Posto top, abbiamo speso 35 euro, di cui 20 euro di boccia. La piadina, pomodoro e mozzarella, ce l'ha offerta Mattia. Andiamo al prossimo? Chioschetto tipico, qui ragazzi è la piada tipica ravennate. Spessa, state calmi. No, no, non state calmi, incazzatevi ragazzi. Voglio che creiate il putiferio nei commenti. Hai preso questo posto qua che era gestito dai tuoi. Sì, ok. L'ho preso nel 94, ho fatto la struttura nuova perché era un chioschetto di 8 metri quadrati. Ok. E questi sono i miei genitori al Festival dell'Unità. E tu fai la piadina tipica ravennate, quindi quella un po' più spessa. Un pochino più. Ok. Questi sono i materiali di tua mamma. E questo è il mio, che dopo 30 anni ancora... Non l'hai consumato ancora abbastanza. Esatto. Questa qua come la fai, come ingredienti? È lì non me lo
puoi dire. Ah, è un segreto? Beh, qualcosa sì. Ma acqua, farina e strutto? Che è quello che ci puoi dire. Poi ognuno ha la sua. Piastra in refrattario prima di tutto. Ok. È un segreto. Molti dovrebbero usare la piastra in acciaio. E io credo al mattarello, credo alla piastra in refrattario. Sei vecchia scuola. Finché ti reggono le braccia. Esatto. Allora Daniele ci raccontava che sua mamma è stata la prima ad avere l'autorizzazione a fare la piadina qui a Ravenna. Daniele nel 1900... Nel 1965. Abbiamo preso due piadine, porchetta squacquerone rucola e prosciutto crudo squacquerone rucola. Allora, ingredienti di qualità, e mi piace molto l'impasto, perché l'impasto è quasi biscottoso. Essendo spessa, la parte panosa si frantuma. Il gusto dello strutto? Il gusto dello strutto ci deve essere, se no. Crudo, squacquerone e rucola da Daniele. E niente, le piadine mangiate in Romagna hanno tutto un altro gusto, ragazzi. Diciamo che se testate una piadineria non potete non prendere la crudo squacquerone rucola. È come testare una pizzeria e non voler prendere la margherita. Vado di porchetta squacquerone rucola. Cola lo squacquerone. Abbiamo preso un crescione, pomodoro, mozzarella, acciughe e capperi. Io adoro la crosticina che si forma, buonissimo. Oggi overdose di piadine, se non fosse chiaro. Chiudiamo in dolcezza, non l'avremmo presa, ma Daniele ci ha detto adesso ragazzi vi faccio il dessert. Mini piadina, squacquerone e fichi caramellati. E devo dire ragazzi che per chiudere ci sta. Non assicuro sul tema calorie, però buono. Se venite qui e chiedete questa piadina qua con i fichi caramellati e lo squacquerone, io non so se Daniele ve la fa, perché ci ha appena spiegato che non è nel menù. Solo l'uomo penitente, come diceva Indiana Jones. Siamo un po' morti dopo 87 piade. Posto consigliato, in totale abbiamo speso 17,90 euro. La piada dessert ci è stata offerta. Tra una piada e l'altra, per prendere un po' di fresco, andiamo a fare una visita alla Basilica di San Francesco. Il fresco di preciso dov'è che lo vedi in tutto questo? No, perché mi manca il fresco. Forse dentro, spero. E poi voglio dire, tutti i TikToker di Ravenna fanno vedere la Basilica di San Francesco. Chi sono io per non farvela vedere? Facciamo un tuffetto in piscina. Cosa c'è nella borsa di Franci? Tutta una serie di piadine avanzate. Una volta che entrate qua dentro, munitevi di moneta da un euro. Ora vi faremo vedere perché. E alla modica cifra di un euro. Raga, ma che figata è, io una piscina sotto una basilica non l'avevo mai vista. Coi pesci tra l'altro. Molto bello ragazzi, di tutte le chiese che abbiamo in Italia questa qui quantomeno vi fa vedere qualcosa di un po' diverso. Con questa piscinetta con dentro le carpe. Quando mettete la moneta si accende la luce per circa un paio di minuti. Si crea la coda dietro di voi per tutti quelli che vogliono sperare che voi facciate in fretta di modo tale che loro possano sfruttare i vostri due minuti. Dopodiché quando è tornato buio sono tutti scappati via. Cioè la gente non c'ha un euro per vedere sta roba. Ma fatevi furbi. Ecco, va bene le carpe, magari una cosa interessante da dire è che qui è dove si sono tenute le esequie di Dante Alighieri. Potrebbe essere una cosa interessante? O preferivate le carpe? Volevo aggiungere che questa cripta è allagata perché si trova sotto il livello dell'acqua. Quindi l'acqua piovana la allaga. Ed è una cosa molto particolare e caratteristica. Ora, io mi rendo conto che Ravenna è una città stupenda e ci sono 8 monumenti che sono patrimonio dell'UNESCO, per darvi un'idea. Però, se cercate la cultura, questo forse non è il canale che fa per voi. Siete su Cosa Mangiamo Oggi, l'argomento viene da sé. Se cercate la cultura culinaria, this is the place. Giunsero quindi in quel di Cesenatico. Andiamo da Quinto Quarto a provare la piadina di Omar Casali. Siamo arrivati. Come mai l'avete chiamato Quinto Quarto? In Romagna non si associa Quinto Quarto a quello che invece è realmente il Quinto Quarto, okay. Quindi il recupero, i tagli poveri, no? Nasce dall'idea proprio che la piadina era proprio un mangiare povero, con quello che dalla madia c'era, la farina. Okay. C'è sempre una piadina a Quinto Quarto, il menù, che recupera tante volte anche sul mare. Signora, cosa le preparo? Tu niente, io aspetto lo chef. La cottura, specie nella piadina, questo nasce nella pizza, no? Si va in una pizzeria per la riconoscibilità, okay. Non tanto della farcitura, ma del tipo di impasto, certo. Della cottura. Nella piadina generalmente si presta meno attenzione. Generalmente si hanno queste piadine tutte molto bianche, doratine. La piadina nasce nelle cucine di casa, in queste stufe a legna, no? Dove non si regolava col termostato digitale la temperatura. Certo. Ed è un po' una cosa che in modo più organizzato cerchiamo di riportare, perché anche quelle leggere bruciacchiature daranno delle sfumature di gusto. Certo.
Tra l'altro qua ragazzi voi non potete notarlo, ma c'è una temperatura non indifferente. Qua ci si abbronza davanti a queste piastre. Quanti gradi ci sono? 253. È un attimo mettere la mano qua o mettere la mano qua, eh? Quante ne fate al giorno? Più che giorno andiamo a settimana, per qualche migliaio. Ogni impasto per noi riposa almeno 3 giorni prima di essere cotto, per avere questo effetto di leggerezza e fa sì che questa piadina sia anche molto digeribile. La roll nasce per portare la piadina fuori dalla Romagna, no? Che dà un po' l'idea di un wrap quasi asiatico. Questo era il modo tradizionale proprio di mangiare questo pesce azzurro, no? Dei pescatori, in questo caso sono delle alici scottadito, quindi cotte prima la griglia, con dei radicchi di campo, del cipollotto, e il segreto, poi il fil rouge di questa piadina è l'aceto. Quello che cerchiamo noi di ricreare è proprio questa sbruciacchiatura che darà anche un po' di consistenza, no? Croccante nell'esterno, ma rimane tutta questa morbidezza. Invece quindi abbiamo rucola, una sfida di squacquerole. Ah, che bello. Se lavorassi qui probabilmente di nascosto, quando Omar non mi vede, me lo sparo direttamente in bocca. A Lorenzo non glielo chiediamo se per caso l'ha fatto. Sì, l'ho visto. Hai visto? Ok, ok. L'olio al basilico. E questo invece rispetto all'altra piadina, questo è un pochettino più sottile. Un pelo più sottile per essere arrotolata. Okay. Verrebbe da pensare che tutte le sbordature le mangio io, e invece poi ci facciamo passatelli. In arrivo. Ti posso chiedere se mi dici velocemente cosa ci metti dentro la piadina? Poi forse dopo devi ucciderti. Questa è la regola. Non c'è niente di strano, quindi farine, e lì si fa una ricerca su farine di grani romagnoli grazie alla collaborazione con mulini locali, sale di cervia, strutto di mora romagnola abbondante, 200 grammi ogni chilo di farina, pochissima acqua tiepida, e il segreto di Quinto Quarto è quello di avere una sorta di pasta di riporto dove noi ogni impasto la teniamo dietro ed è l'unico agente lievitante che andiamo a introdurre. Tutti ingredienti fichissimi, ma a me basta che ci sia lo strutto di mora romagnola. Alla fine la piadina è una cosa semplice, se non ci metti dentro delle cose buone si sente. Vai Franci con il roll. Cioè, Franci, prendi il roll e lo addenti da metà. Il classicone spacca sempre. Questa è leggermente più sottile di quelle che abbiamo provato ieri a Ravenna. Buonissima, croccante, con le acciughe e la morte sua. Ma passiamo al mio ordine, ossia la scottadito con i sardoncini, questa proprio sa di mare. Buona ragazzi, e l'impasto? Adesso dire una roba che farà disiscrivere i ravennati, i cesenati e i cesenatici. Tra lo spessore delle piadine di Ravenna e quelle di Cesena cesenatico, devo dirvi che non vedo una grandissima differenza. Torno lato cucina perché non ho resistito, gli ho dovuto chiedere di farmi anche la Quinto Quarto. Tornata. Poi il tonnetto, gamberi, bottarga. Qui mangiano prima gli occhi quando arriva a tavola, come prima cosa. Ok, non è come la classica piada, non è chiusa, è fatta a spicchi, presenta come una pizza. Prima venite qua, la mangiate, la provate e poi dopo mi insultate, non prima. Però devono fare in fretta perché il menù cambia velocemente, Va che bel tonnetto felice. Va che bella Franci felice. Che fai, la cipollina croccante non me la metti? Non vi dimenticate la guarnizione di cipolla, il tonno fresco, la salsa tonnata cremosa, la cipolla acida e croccante, la bottarga. Questa piadina per me è perfetta. Abbiamo speso 28,50 per le 3 piadine che avete visto, la birra ce l'ha offerta Omar. Abbiamo appena prenotato la notte a Rimini e quindi direi spostiamoci verso Rimini. Ultima tappa, siamo a Rimini da un'istituzione, andiamo dalla Lella ragazzi. Facciamo un cin che mangiamo direttamente con la signora Lella. Esatto, siamo con la signora Lella, mangiamo direttamente con lei, quindi siamo molto onorati. Abbiamo tentato di prendere l'acqua ma giustamente ci ha detto no. Cin. Due piade, poi un assaggio di pollo fritto. Il pollo signora, fritto. Signora, noi non abbiamo 20 anni, eh. Dopo un po' lo stomaco si riempie. Ne ha 40, più mi interessa. Anche il cavallo di battaglia. Con i fichi caramellati alla fine. Come dolce. E questo cos'è, il pollo fritto? Questo è il pollo fritto. Pane d'alta montagna. Faccio 75 chilometri per andare a prendere il pane. Bisogna meritarselo. Cassone con l'impasto di farro. Okay. Questa è la farina biologica macinata pietra naturale. Questa invece è la bellezza della Romagna. Che è la sfogliata. Questa è la piadina sfogliata. E noi rimaniamo uno dei pochissimi a farla ancora a mano. Questa è una base di piada classica.
secca viene sfogliata a mano con la forza e col caldo della mano con lo strutto. Si vede la sfogliatura qua, è meravigliosa. Che buona signora, è proprio golosa. Assaggiamo il classicone. Allora, di nuovo, se nella piadina non ci metti degli ingredienti di qualità, si vede subito. Cioè, tutti i baffi sporchi. Ma i baffi devono essere sporchi. Cassone alle erbette con la farina di farro. Alla fine sono erbette e formaggio, quindi è molto semplice. Ma io vi devo dire, sono per le piadine semplici, non quelle troppo complicate con mille ingredienti. Squacquerone, rucola, è crudo, è erbette e grana. E io sto a posto. Erbette, in questo momento abbiamo le bietole, altrimenti il cascione è nato con le rosole, la pianta del papavero. Ah, questa è quella con i fichi, ma c'è anche il prosciutto crudo. Eh sì. Ah! E la Romagna, perché sono i tre ingredienti, lo squacquerone nostro che ci rappresenta, prosciutto buono e fico caramellato. Il fico in Romagna, noi non facciamo la marmellata, ma li caramelliamo, perché tutte le donne, come quelle che facevano la passata di pomodoro, facevano i fichi caramellati. Ogni casa aveva il suo fico caramellato. Cavallo di battaglia con impasto classico, squacquerone, prosciutto crudo e fichi caramellati. Gli ingredienti della Romagna per eccellenza. È una bomba, ragazzi. Cioè, il mix di questi tre ingredienti, perché quando ci ha detto vi faccio la piadina con i fichi caramellati, pensavo fosse una roba da dolce di chiusura. No, qui c'è lo squacquerone, il crudo e i fichi caramellati. Come ingredienti di tutte quelle provate non classiche, la mia preferita. Piadine finite, ci siamo fatti una bella chiacchiera con la Lella, ma adesso non finisce qua, perché andiamo nella zona dove le piadine le fanno e ci facciamo un po' raccontare altre cose. Prima si accarezzano, si passa sopra, si dà la prima botta che le traumatizzi. Quali sono gli ingredienti? Acqua, farina, sale e strutto. Ecco qua la piadina. È una macchina che ha dei rulli porosi, praticamente assomiglia molto al mattarello. Le lasciamo un attimo riposare perché sì, traumatizzate. Adesso cambia colore con pochi ingredienti. Si poteva fare sto pane caldo, però sottile, fatto al momento. Ecco, fa le bolle, cresce, ma deve avere i suoi passaggi. Vede come si alza. Questo è a 240 gradi e passa tutto il giorno davanti alla piastra. A te. Io sono dietro. Ah. Perciò qui. Qui bruciata dietro. Lei pensi, in tempo di guerra, quando nelle trincee gli offrivano. Una cosa di questo tipo qua era la fine del mondo. Era Natale. Certo. Eh sì, ma è Natale anche ora se uno ha fame. Sì, eh? Sì. Ragazzi, non lo potete sentire, ma c'è un profumo pazzesco. E fa anche un discreto caldo davanti a queste piastre. Questo è lo squacquerone. Sì. E sto formaggio che fra la vita e la morte ha una settimana. È solo caglio, sale e latte. Questo è un prosciutto 24 mesi e poi c'è la famosa rughetta che fino a 40 anni fa si mangiava solo in campagna dalla nonna, perché la rughetta la mangiavano i contadini. E questo è il risultato. Io sono cresciuto con la piadina, non era sempre di prosciutto, i tempi indietro, l'abbondanza era di pesce azzurro, sardoncini con un filo di peperoncino e un po' di cipolla. Questo era una classica cena della zona, fresca. Ragazzi, mi sta tornando fame. Allora ne mettiamo altri due. No. Questi sono sardoncini che costavano poco. Ok, quindi è un'altra piadina storica questa qua, se vogliamo. Sì, ho pagato molte cambiali con questa piadina. Ecco qua, questo è. Wow, se venite da Lella sapete che cosa dovete ordinare. Ve l'abbiamo anche fatte vedere come si fanno, più di così. E quindi secondo turno. E Franci, ricominciamo da capo. Sì, ricominciamo da capo. In questo caso abbiamo prima mangiato le piadine e poi ci ha fatto vedere come si fanno. E chiaramente una volta che ci ha fatto vedere come si fanno, mica le vuoi buttare via, e quindi ce le hanno servite nuovamente. Adesso queste le utilizzeremo per la copertina, poi facciamo una bellissima doggy bag e ce le portiamo a Milano. Dai, è bello questo, vero? È bello. La piramide di piadine. Quanto costa tutto questo ben di Dio? Le piade e i cassoni vanno dai 5 ai 10 euro circa. E mentre mangio la mia 19esima piadina di questi 4 giorni, è uno sporco lavoro, ragazzi, traiamo le conclusioni di questo video.
Franci, traiamo. Traia? Fammi assaggiare. Siamo partiti da Ravenna, siamo arrivati a Cesenatico, per infine fare l'ultimo stop a Rimini. Vi abbiamo fatto vedere tante tipologie di piade, ognuna con una ricetta diversa, con degli ingredienti diversi. L'obiettivo di questo video era, oltre a scofanarci un numero imprecisato di piade, scusate, ah, perché c'era anche un altro obiettivo? Che buona che è questa. L'obiettivo era apprezzare l'incredibile diversità di ricette che caratterizza questo prodotto. Non c'è un vincitore, perché non ce n'è una meglio dell'altra. Ovviamente fateci sapere nei commenti quali sono le 176 altre piadinerie dove assolutamente avremmo dovuto andare e dove non siamo andati. Dobbiamo ovviamente ringraziare i padroni di casa che ci hanno dedicato un sacco di tempo per raccontarci la storia di come loro interpretano la piada. Ci vediamo al prossimo video. Faccio con la piada, facciamo la artista. Mi sporcare di squacquerone l'obiettivo.